nulla, voglio sapere lei cosa ne pensa di questa TAP, lo vuole o no? La mi scusi, ma le sembra normale che si possa andare avanti sulla testa dei cittadini con qualsiasi decisione e non vengono coinvolte le comunità? È ovvio che la gente si arrabbia, ha ragione ad arrabbiarsi. Cioè, se si vuole continuare a pensare a una politica calata dall'alto, anche politiche che incidono in modo così pesante sul territorio, e ce ne si frega totalmente di quello che quel territorio vuole, che i cittadini di quel territorio vogliono, che l'economia di quel territorio vuole, e dopo abbiamo, devo dire, in modo imbarazzante, anche politici del territorio del PD che cambiano improvvisamente, diventano i grandi sostenitori del no TAP. È imbarazzante, ma quello lasciamolo perdere, però è ovvio che queste sono le reazioni. O noi creiamo un sistema dove l'istituzione collabori, si confronti, decida insieme alle comunità dove queste infrastrutture vanno ad incidere, oppure è finita, è finita, perché giusto o sbagliato che sia un'infrastruttura, ci sarà sempre chi la vuole bloccare se non c'è coinvolgimento. Purtroppo l'ottica imperiale, dove il territorio è periferia e Roma comanda e decide, la vediamo anche in questa situazione.